La campagna vaccinale di massa contro il Covid-19 dell'Asla di Teramo, iniziata a gennaio del 2021, corre velocemente. Dopo i sanitari, i docenti, gli operatori scolastici, i fragili e gli over 80, 70 e 60, è iniziata la vaccinazione a domicilio di pazienti e disabili allettati. Per loro l'azienda sanitaria Teramana ha messo in campo quattro squadre dedicate dell'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, che in collaborazione con la protezione civile raggiungeranno nei prossimi giorni gli allettati e i 2.088 disabili dell'intera provincia. Ad oggi sono stati somministrati a domicilio già 2.400 vaccini. Responsabile organizzativo per l'ASLA di Teramo, il dottor Tommaso Ceci. Come avviene la vaccinazione a casa? La vaccinazione a casa avviene con uno screening iniziale di incrocio di pazienti per creare delle liste di 10 utenti e 10 pazienti al giorno per ogni gruppo di lavoro. Una volta selezionati, vengono avvertiti il giorno precedente e il giorno dopo saremo andati a casa a fare la vaccinazione. La vaccinazione avviene a casa del paziente con tutte le modalità di sicurezza, quindi c'è il medico, c'è l'infermiere, ci sono farmaci essenziali e comunque viene anche fatta la registrazione sulla piattaforma con la stampa del certificato vaccinale avvenuto in quel momento. Quindi voi siete una squadra, arrivate con una eh, macchina, con un'ambulanza. Noi arriviamo con la, con la macchina e abbiamo anche l'ambulanza in zona per eventuali situazioni di emergenza. E così anche l'ADI si è trasformata in uno strumento prezioso per raggiungere tutti in questa campagna di vaccinazione di massa anti-Covid dell'Asla di Teramo. Ricordiamo che l'ADI è un servizio gratuito, rivolto a persone in situazioni di fragilità, senza limitazioni di età o di reddito.